Secondo giorno qui all'isola, ci siamo svegliati alla grande, i ragazzi soprattutto con molto appetito, sono già a tavola che stanno mangiando e mi ricordo il mio direttore sportivo che già dal mattino, in base all'appetito che avevi, già capiva come andava a finire la giornata o se avevi recuperato le fatiche del giorno prima. Penso che tutti abbiano un po' le abitudini diverse prima della gara. Beh, a volte sono più precisi i nuotatori che... Se chiedi a Greta ce ne sono di Greta prima della gara di una cosa. Porridge, porridge via. Porridge con tutto, con tutto quello che trovo. Qui ci sta, c'è due. Alcuni di loro si dedicheranno ai lavori di forza, invece alcuni preferiscono girare sul percorso degli internazionali d'Italia appunto per iniziare a prendere la confidenza con la mountain bike. Arrivano da diversi ritiri in località diverse, hanno pedalato molto sulle biciclette da strada e quindi devono tornare qui a guidare al meglio la loro mountain bike. Arrivati, ci siamo ambientati alla grande sull'isola e quindi adesso si inizia con la parte seria dello stage, le giornate in sella alle nostre biciclette. I ragazzi stanno veramente bene, stiamo trovando un clima ideale, siamo anche in alcune giornate sopra i 15 gradi e oggi ci siamo spostati qui sul percorso degli internazionali d'Italia di Capolivri. Percorso attesissimo da tutti gli atleti, un percorso tecnico al punto giusto, infatti i ragazzi sono qui che si stanno divertendo e prendendo confidenza con i vari passaggi tecnici. Abbiamo visto anche il comitato organizzatore che è già sul posto per lavorare, per migliorare e aggiustare i tratti che durante l'inverno si sono guastati. E quindi oggi vi documenterò anche l'intero tracciato, compreso il giro di lancio. Partiamo per il giro di lancio, quindi nel senso opposto di tutti gli altri giri, questo tratto. Qua siamo già all'interno del percorso, nel percorso che poi percorrerete più volte, quindi da adesso in poi, nelle prossime immagini, vi ritroverete in questo punto. Pedana. Questa parte del percorso è molto fluida, bisogna far scorrere bene la bici, è un po' uno stile pump, no? Vedete le piccole compressioni, questo è il tratto nuovo, piccolo tratto nuovo. L'anno scorso si andava giù a destra, adesso invece si va dritti in una sezione nuova. Piccolo salto, piccolo rock garden a scendere e... ed è finito. Adesso un piccolo strappo e giù su e giù a sinistra in una piccola sezione di tronchi. Vi consiglio la traiettoria di sinistra, che è quella più semplice, ma anche qui niente di che, occhio a questo salto. Ed
partita molto veloce, eh. Testa di cielo ci porta ai primo box. Qui sulla destra troverete montati i box, che li troverete a metà giro, si passerà col percorso dall'altra parte. Quindi box doppio è molto importante, soprattutto per chi lavora all'interno dei box ed è più facile gestire la gara anche da parte loro. Quindi ottima soluzione da parte degli organizzatori. Si torna a salire verso il museo. Qui troverete due rampe molto ripide. Adesso sono anche insidiose perché i ragazzi stanno lavorando, come potete vedere, per sistemare al meglio il percorso. Adesso c'è molta ghiaia, quindi in alcuni tratti si fa fatica. Come potete sentire dalla mia voce, attenzione qui. Le due discese, come avete potuto vedere, sono molto ripide, vanno copiate. Si fanno i passaggi magari aiutati da persone un pochino più esperte e capaci. Caldo. Toboga. Entriamo nel rock garden. E stiamo completando l'anello, state ben attenti, l'anello di lancio. È quasi concluso. Curva destra, come vi ho detto all'inizio del video, adesso ci troviamo nel senso opposto della partenza, quindi perfettamente in questa posizione. A questo punto termina il giro di lancio, da qui iniziamo il giro completo del percorso. Allora fermo un secondo, 3 km e 600 metri misura il giro di lancio. Io a questo passo amatoriale ci ho messo 15 minuti. Sto aspettando perché ho visto in lontananza Chiara Teocchi e Vittone Andreas e magari proviamo a fare un pezzo di percorso insieme a loro. Continuate Chiara? Lo fai? Partiamo e documentiamo il giro completo adesso in compagnia di Chiara e di Andreas. Ci buttiamo giù a sinistra, una serie di curve destra e sinistra. Anche qui prestare molta attenzione perché il terreno è veramente impegnativo, si scivola facilmente. Ecco, discesa, un bel salto qui, un salto in doppio. Adesso
vediamo se Chiara ci fa il doppietto, eh. Vediamo. Benissimo, ehi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao anche da parte di Chiara. Circa 10 anni fa, quando avevo 11 anni, prima ho fatto 7 anni di basket, è stato grazie a mio papà che comunque ha sempre avuto la passione per la mountain bike, dopo è venuta anche a me di conseguenza e anche a mia sorella e quindi abbiamo iniziato un po' tutte e due, lei ha smesso, io ho continuato, è una passione che sto coltivando e che mi piace molto. Vabbè, io convivo il mio ragazzo e ho una cagnolina e stiamo praticamente sempre insieme. Quando non vado in bici magari faccio una passeggiata con lei. Poi io ho studiato moda, quindi mi piace molto cucire e amo coltivare anche quella passione. Io all'esame di maturità ho portato Paola Pezzo e il suo body della nazionale quando era alle Olimpiadi e mi è piaciuto tipo ricrearlo un po' brillantinato, un po' con dei tessuti diversi ed è venuta fuori una bella cosa. Però il mio sogno è sempre stato quello di fare abiti da sposa, perché il matrimonio è il mio sogno fin da piccola, quindi quella è una cosa che mi piacerebbe tantissimo, quindi se non dovessi andare in bici, ma anche nel mentre, io vorrei farmi il mio abito da sposa. Il mio consiglio sicuramente è quello di non avere fretta, perché io ho iniziato relativamente tardi, perché comunque 11-12 anni rispetto ad altre atlete che hanno iniziato veramente più piccole. Io ho iniziato ad avere il preparatore quando sono passata under, primo anno. Secondo me la cosa che mi ha fatto bene è stata che all'inizio andavo in bici solo per divertirmi, andavo con mio papà, facevo poco e mi ha cresciuto questo. Cioè, il mio consiglio è quello di non avere troppa fretta, perché comunque c'è tempo per tutti. Ma sì, dai, per così in allenamento ogni tanto ti lasci andare a queste cose, così poi in gara è un po' più difficile, dipende sempre come ci arrivi. Magari ci arrivi bello fresco qualche giro, altri giri invece pensi solo a recuperare decentemente in discesa e quindi vai tranquillo, stai bello attaccato al terreno senza rischiare troppo. Come diceva prima Andrea, in allenamento ogni tanto ci si diverte, io forse ho rischiato un po' troppo l'anno scorso sul salto nel blu, insomma sono caduta e avevo messo 8 punti di sutura su un braccio e quindi l'anno scorso in gara faceva un po' male il braccio, però dai, quest'anno speriamo di non cadere il giorno prima, che tutto vada bene e di provare a vincere. Io ho iniziato quando avevo 8 anni e prima praticavo danza classica, poi sono andata al ciclismo. Io 6. 6 anni? Sì, G1, prima categoria, diciamo, dove inizio a fare le garette ho iniziato. Nel tempo libero mi piace suonare il mio ukulele, cantare. Quando sono a casa passo del tempo con la mia famiglia, io ho 2 nipotini, qualche cane, quindi insomma passare del tempo in semplicità con la famiglia, qualche amico, cose semplici, ma che vanno. Dipende un po' in realtà dalla parte dell'anno, perché in inverno giornate cortissime, ci si allena durante l'ora di pranzo, quindi poi ora che torni a casa è già finita la giornata. Quindi magari in inverno ciclismo e la sera quando riesco esco con gli amici, comunque mi diverto. In estate invece c'è molto più tempo, comunque come qua che la mattina ti alleni, il pomeriggio ti riposi, ti fai un giro tranquillo. In generale è abbastanza incentrato sul ciclismo, però ci sono dei periodi in cui magari pensi un po' più alto. Ah, sicuramente penso che ogni atleta che è nazionale oggi abbia inseguito questo sogno con passione, e anche oggi io diciamo che quando qualcuno mi chiede lo fai come lavoro dico sì, è il mio lavoro sicuramente, ma è anche il mio sogno, la mia passione fin da piccola, quindi mi ritengo molto fortunata a fare questa vita e quindi sì, sicuramente la consiglierei a tutti i bambini che la inseguono, sempre con il consiglio di divertirsi ogni giorno, ogni allenamento, ogni gara. Sì, diciamo che collegandosi al suo divertimento
penso che la base sia prenderlo abbastanza alla leggera, soprattutto nei primi anni, almeno fino da junior, fino a più o meno 18-20 anni, perché comunque richiede tanti sacrifici, non puoi sicuramente permetterti di fare la vita che fanno i tuoi coetanei. Se uno almeno nei primi anni in cui inizia se la prende alla leggera e soprattutto pensa a divertirsi, è un po' più semplice, almeno quando ci sono queste situazioni un po' più difficili, perché ci sono per tutti purtroppo, riesci a superarle anche più facilmente. Per dire, ho un rapporto bellissimo con mia sorella e per Natale mi ha regalato tra virgolette degli sticker che appiccico sulla bici con delle frasi che appunto chiamo anchor, che mi danno motivazione e che sono in un punto in cui quando sono a testa bassa vedo bene, le leggo dentro di me e insomma mi danno un sacco di motivazione. Sono piccolezze ma che mi aiutano. Purissima. Taglie.